ascoltatori, benvenuti su Voci.fm Radio all'angolo della posta di Roxy. Un posto per esplorare, conoscere e usare correttamente la propria voce. Ma innanzitutto lasciatemi presentare, io sono Roxy. È per questo che si chiama la posta di Roxy. Altrimenti se mi chiamavo con un altro nome, la posta di Roxy avrebbe conservato tutte le qualità perfette che gli spettano di diritto. Che cos'è un nome? Oddio, Giulietta si è impossessata di me, scusate. Amici della posta di Roxy, torniamo a noi. Qualcuno di voi ha un problema con la voce? Non sapete parlare bene? Volete consigli su come scaldare la voce prima di cantare? Avete problemi con l'R moscio, con la zeppola? Avete problemi con Equitalia? Ecco, per quest'ultima vi dico subito, non mi chiamate, eh? Ma per tutti gli altri problemi che hanno a che fare con la vostra voce, io sono qui, pronta a dare consigli e soprattutto soluzioni. Ricordatevi, io non sono come Roberto Carlino che non vende sogni ma solide realtà. Io non vi vendo proprio nulla, ma vi renderò una realtà solida, la vostra voce. Bene, allora ricordiamo come contattare la posta di Roxy. Potete scrivere su radio@voci.fm o scrivere al numero WhatsApp 349-5051-166. Ripeto, 349-5051-166. Vi ricordo che su voci.fm, il magazine delle voci, ci sarà la video puntata riassuntiva e i podcast delle scorse puntate. Adesso un po' di musica e poi torniamo qui alla posta di Roxy su voci.fm Radio. Lunedì alle 14, mercoledì alle 20, sabato alle 9, la posta di Roxy. Con Roxy Colace su voci.fm Radio. La posta di Roxy. No, signora. No, signora, deve chiamare un altro numero, non so Poste Italiane. Dai Roxy, su, siamo in onda. Eccoci amici, bentornati qui alla posta di Roxy su voci.fm Radio. Per chi si è collegato solo ora, vi ricordo che questo spazio è dedicato a chi ha problemi ad usare la voce e non a spedire i pacchi. Collegatemi subito con la regia perché c'è l'unica a tutto fare, la mia splendida assistente Tabita. Tabita, ci sei? Sì, eccomi! Ciao Roxy! Ciao a tutto il pubblico! Ecco Tabita, vi ricordo che lei è la mia regista fonica centralinista. Tutto qui? Ma cara Tabita, cosa devo ancora dire di te, dai? Per esempio... Esempio Tabita, aperto, non chiuso, uffa! Ma come te lo devo dire? I miei collaboratori devono parlare bene! Te l'ho detto che devi studiare perché hai degli accenti sbagliati. Sì, va bene Roxy, hai ragione! Ragione con una G, non con 10! La dizione, mi raccomando. Vabbè, allora, cara Tabita, oggi quanti messaggi e telefonate abbiamo ricevuto? Oh, Roxy, non puoi capire! WhatsApp ha intasato oltre 1000 messaggi! Bene, che bello! E cosa c'era scritto? E chi l'ha letti? Ho visto solo che erano 1000! Ma come, Tabita, dai! Vabbè, allora, mentre vai a leggere almeno un messaggio, intanto io mando un po' di musica e quando rientreremo ascolteremo la prima telefonata. Mamma mia, chissà chi mi chiamerà oggi, chissà cosa mi chiederà, chissà quale problema oggi dovremmo risolvere sulla voce. A dopo, amici, ci sentiamo qui su voci.fm Radio. Questa è la posta di Roxy, The Roxy Colace Podcast. Voci.fm Radio, io sono Roxy e qui c'è la posta di Roxy. Un posto dove imparare a parlare bene e risolvere qualora ce ne fossero difetti e problemi sulla propria voce. Ma andiamo a vedere, o meglio a sentire, chi c'è in linea. Pronto? Chi è? Ciao Roxy, sono Fabiana! Ah, Fabiana, è vero, Ti avevo promesso che ci saremmo sentite di nuovo. Certo che tu proprio non molli, No, cara Roxy, ti ho inviato 1000 messaggi WhatsApp. Ah, ecco, allora eri tu che hai inviato i messaggi. Quindi i 1000 erano i tuoi, perfetto. Va bene, Fabiana, allora qual è il tuo problema? Come mai hai richiamato la posta di Roxy? Beh, a parte la seppola della scorsa puntata, io ho un altro problema, mi senti? Sì, certo, cara, ti sento. No, dico, senti che parlo con una voce molto alta. Sembro che doppio ditti, il puffino giallo di Gatto Silvestro.
È vero, effettivamente lo sento e credo che anche i nostri ascoltatori lo stanno sentendo. Ecco, cara Fabiana, cosa devi fare. Se hai una tastiera melodica a casa, bene. Se invece non ce l'hai, ti consiglio di scaricare dal telefonino l'app con il simbolo, con l'icona appunto della tastiera. Non ti chiedo assolutamente di cantare, ma devi intonare la tua voce per cercare di partire dalla nota più alta per arrivare pian piano alla nota più bassa. E come lo faremo? Lo faremo con una frase: c'era una volta. Così, io partirei da una tonalità molto molto alta, che è come la tua, da questo re molto alto, quindi sarà così: c'era una volta, c'era una volta, c'era una volta, c'era una volta, c'era una volta. Come senti, cara Fabiana? Io di semitono in semitono sto scendendo di tonalità, perché ti assicuro che se tu fai questo esercizio troverai la tua voce centrale, la voce di petto, e avrai una bella voce in tonalità normale. Mi raccomando, tutti questi esercizi che io faccio in radio saranno riassunti nella video puntata che troverete su voci.fm, il magazine delle voci. Ma adesso stai ancora lì, cara Fabiana, ci salutiamo dopo perché ci ascoltiamo questo bel pezzo su voci.fm radio. The Roxy Calaccio Podcast. The Roxy Calaccio Podcast. Siamo in onda su voci.fm radio, la posta di Roxy, ed eccoci qua, siamo ritornati e siamo ancora in linea con Fabiana, che ha chiamato, poverina, ha richiamato per risolvere un altro dei suoi problemi con la voce. Bene, per chi si fosse collegato ora, ricordiamo che Fabiana parla con un tono di voce molto alto e io gli ho prescritto degli esercizi da fare infallibili. Beh, certo, se li fate con cura e soprattutto con costanza si risolverà tutto. E quindi vi ricordo che trovate il podcast della posta di Roxy e la video puntata riassuntiva su voci.fm, il magazine delle voci. Fabiana, ci sei? Sei contenta? Sì, Roxy, grazie! Non ti avevo pensato! Ma ci pensa Roxy! E comunque, se ti eserciterai ogni giorno per 10 minuti, ti giuro e ti prometto che non parlerai più come il pulcino Titti di Gatto Silvestro e nessuno ti prenderà in giro, capito, cara Fabiana? Ci salutiamo tra un po' perché adesso devo andare in pubblicità. Accia! Accia! Cavolo, ho forte raffreddore e domani ho la tesi di laurea. Che faccio? Il raffreddore è un nemico per chi deve parlare. Ho capito, ma ci sarà un rimedio efficace? Sì, ma non ti piacerà. Allora, prendi le arance, lo zenzero e il miele, il bicarbonato, il brodo di pollo, peli di gatto e di cane, latte di asina, corna di capra, frulli tutto e te lo bevi. Ma così vomiterò alla grande. Certo, vomiterai anche il raffreddore. Lunedì alle 14, mercoledì alle 20, sabato alle 9, la posta di Roxy. Con Roxy Colace su voci.fm radio. La posta di Roxy. The Roxy Colace Podcast. Bentornati amici, invito tutti a seguirci su voci.fm radio e andare su voci.fm, il magazine delle voci, per guardare la video puntata che riassume dal vivo gli esercizi da fare per migliorare a parlare nella posta di Roxy. E inoltre trovate anche i podcast delle puntate. Ebbene, noi siamo ancora in collegamento qui con la nostra amica Fabiana, che ci ha chiamato per un problema con la voce troppo alta e io gli ho dato appunto questi esercizi pazzeschi. Allora Fabiana, ti sono stata utile? Sì! Mi raccomando, fai gli esercizi sia per la zeppola che per il tono di voce alto, eh? Va bene! Grazie a tutti! Grazie alla posta di Roxy! Grazie a te, cara Fabiana, che ci hai chiamato! E adesso? E adesso vi salutiamo, vi ringraziamo e vi aspettiamo alla prossima puntata! Ma come? Abbiamo già finito! Le cose belle! Tu
durano poco. E allora, noi ci sentiamo la prossima settimana, amici della posta di Roxy. Sintonizzatevi su voci.fm radio. Vi ricordiamo la nostra mail radio@voci.fm e il numero WhatsApp 349-5051-166. Scrivete, mi raccomando, scrivete tutti i problemi che avete con la voce, perché io sono qui per cercare di risolverli insieme a voi. Vi ricordo che trovate i podcast delle puntate radio e la video puntata riassuntiva su voci.fm, il magazine delle voci. Dai Davita, salutiamo adesso con il nostro motto: la voce è un magico strumento musicale, impara